Benvenuti da Mada, sono Luca Mulazzi ed oggi svesto i panni del software leader e divento il vostro autista accompagnatore in un viaggio presso i nostri clienti, clienti Amada. Normalmente visitiamo i nostri clienti in maniera professionale e non abbiamo mai il tempo di farci raccontare le loro esperienze. Oggi vogliamo creare un nuovo format, entrare all'interno delle officine, fermare il tempo, sederci comodamente su un divano e farci raccontare le loro storie. Benvenuti a Storie di Lamiera. Emilia Romagna ci accoglie ancora il furgoncino Amada. Oggi siamo a Cavezzo, in provincia di Modena, per una nuova Storia di Lamiera e siamo ospiti di Officine Borsari. L'azienda nasce nel 1977 come carpenteria artigianale conto terzi con il nome di CBM. A seguito di una costante evoluzione, nel 2000 cambia assetto societario e prende il nome di Officine Borsari. L'inizio del nuovo millennio segna anche un decisivo passo in avanti con l'investimento dapprima nella tecnologia taglio laser tubo e dopo pochi anni nel taglio laser e piegatore lamiera che, unitamente alla saldatura, hanno reso Officine Borsari autonoma nel fornire ai propri clienti un prodotto finito. L'esperienza pluridecennale, il continuo rinnovamento tecnologico, l'utilizzo di programmi gestionali e produttivi all'avanguardia e in costante aggiornamento, unitamente all'esperienza del personale, fanno di Officine Borsari un partner strategico per aziende operanti nei più disparati settori merceologici. Siamo entrati nell'area produttiva, nell'officina di Officine Borsari, in questa nuova puntata di Storia di Lamiera, e ho con me come ospite il CEO di Officine Borsari, Franco Borsari. Ciao Franco. Ciao, buongiorno. Grazie innanzitutto di averci aperto le porte di Officine Borsari, per aver fatto entrare il nostro salotto, per darci la possibilità di sentire la vostra storia. Sempre a disposizione, grazie mille a voi. Grazie, e vorremmo partire dalla storia, quindi la storia vuol dire partire da tanti anni fa. Tanti anni fa. 1977, mi raccontava un tuo collaboratore che c'era una piccolissima realtà, adesso è diventata una realtà importante. Raccontaci un po' questa storia. Siamo partiti come semplicissimi carpentieri, poi gradualmente, anno dopo anno, siamo cresciuti un pochettino e nel 2000 abbiamo cominciato l'era tecnologica dei laser, partendo dal tubo, nel 2004 con i laser piani e una continua evoluzione fino ad oggi, sempre rinnovando continuamente macchine su macchine. È stata un'evoluzione continua, e questa evoluzione continua, quindi questo investimento nella tecnologia laser, mi raccontavi, è stato un cambiamento quindi del lavoro, un aumento di lavoro, dei nuovi settori che avete abbracciato, o è stata un'evoluzione continua del lavoro? Un'esigenza per accontentare i nuovi mercati, per essere sempre al passo e rispondenti alle aspettative dei clienti, comunque in ogni momento, perché non possiamo pensare di lavorare ancora come 30-40 anni fa, che è assolutamente impensabile. Perciò la tecnologia è una continua evoluzione, perché c'è un continuo cambiamento nel mondo del lavoro. È un'esigenza assoluta del mondo del lavoro adeguarsi tecnologicamente. Stare al passo con i tempi, come si dice. Stare al passo con i tempi. Questa è una cosa che ho sempre perseguito assieme ai ragazzi, perché comunque è indispensabile. Franco, la storia di Officine Borsari, partiamo dall'inizio, 1977, la prima versione di Officine Borsari con il nome di CBM. Qual è stata l'idea di partire in quell'anno, in quell'azienda, con una lavorazione conto terzi, se non sbaglio? Sì, assolutamente, addirittura era neanche attinente alla attuale produzione, perché noi sono partito nel 77, come si diceva prima, facendo macchine da legno, montando macchine da legno, perché avevo un fratello che lavorava in un'azienda di produzione di macchine da legno e sono partito montando così. Poi
non era comunque il mio lavoro tipico e mi sono trasformato in carpentiere. Da lì piano piano, gradualmente, siamo arrivati a passare anni e anni e anni di lavoro di carpentiere utilizzando prodotti comprati esternamente, finché nel 2000 non mi sono deciso a cambiare il nome all'azienda, che è diventata Officine Borsari SRL, e da lì abbiamo cominciato il percorso tecnologico. Abbiamo comprato laser, partiti con i laser tubo, e poi laser lamiera, e poi dopo nel 2012 siamo stati vittime del terremoto, e questo è stato devastante ai fini umani, però è stato propedeutico per un nuovo incentivo a risorgere dell'azienda Officine Borsari, perché da lì abbiamo cominciato un percorso sistematico e di crescita continua fino ad oggi, perciò con continuo rinnovamento delle macchine, continuo rinnovamento del parco produttivo, aumento di fatturato, aumento di clienti fino ad oggi, e siamo ancora con una produzione molto elevata, molto gratificante, pronti per i prossimi anni per vedere quello che ci offrirà il mercato. È interessante quello che hai raccontato del fatto che è stato del terremoto che ha causato un down, possiamo definirlo così, umano, personale e anche, diciamo, dal punto di vista industriale. Però è stato il motore che ha fatto ripartire tutto, sì, dare delle nuove idee, forse? Cioè, nuove idee, nuovi stimoli, perché comunque avevamo superato un problema che era enorme, perché i capannoni erano distrutti, perciò abbiamo dovuto ricostruire i capannoni, ci siamo decentrati in varie zone a livello produttivo, abbiamo avuto aiuto anche di persone esterne che ci hanno dato una mano e abbiamo bypassato il momento. Dopo 8 mesi eravamo già nei primi 2 capannoni, eravamo in un cantiere, era un cantiere aperto, cosa quasi impensabile, e da lì, con una forza di volontà estrema anche da parte dei ragazzi, sono stati i fautori principali, perché per me poteva essere devastante pensare di dover ripartire, però c'era la volontà da parte di tutti di andare oltre, bypassare il momento. Ce l'abbiamo fatto in maniera splendida, perché devo dire la verità, dimenticando un attimino i problemi umani che abbiamo avuto. Non abbiamo avuto danni personali, abbiamo avuto danni solo materiali, abbiamo ricostruito i capannoni e via andare. E da questo è stata il leitmotiv di crescere ancora, continuare a crescere, perché se abbiamo superato quello, qualsiasi prova può essere comunque superata. Sì, perché sicuramente è stata una prova molto, molto importante, molto difficoltosa, ma è bello sentire il fatto che i tuoi dipendenti hanno fatto forza, hanno aiutato. Assolutamente, assolutamente. Franco Borsari, proprio la leva per cui si è creato questo stimolo a investire, a ricostruire, ritornare a partire con tutte le macchine e rinnovare continuamente. Poi proprio... è un po' la forza delle aziende, assolutamente. I personali, i dipendenti, lo staff. Che... Sì, perché singolarmente uno si può demotivare, però quando tante persone poi dopo hanno la forza di spingere, di entusiasmarsi ancora, allora non puoi cedere, assolutamente. La motivazione ti viene quasi spontanea dopo. Perciò io ho sempre stato fortemente determinato, ma questo ha fatto in maniera che fosse assolutamente percorribile la ricostruzione e tutto quello che è venuto dopo. Franco, volevo chiederti di raccontarci, Officine Borsari, i settori merceologici in cui Officine Borsari lavora, quindi i propri clienti, quindi che cosa richiedono i propri clienti e i settori in cui appunto voi state mettendoci tanto voglia di lavorare, tanta precisione che mi raccontavi all'inizio. Ok, noi copriamo tutti i settori merceologici possibili, perché danno un servizio di conto terzi per le varie forniture, sia in lamiera che in tubo, non abbiamo limiti e preclusioni. Di nostro, come carpenteria, noi produciamo abitualmente in maniera storica per il settore montagomme, perciò l'automotive, per il settore riscaldamento stufe e affini, e il settore agricoltura, perciò tutto quello che è necessità di un semilavorato, di una carpenteria, per noi è un potenziale cliente. Poi dopo giustamente ci sono questioni di volumi, che non possiamo fare tutto, e questioni anche di giusto rapporto qualità-prezzo che andiamo a fornire ai nostri clienti. Perciò c'è una selezione naturale dovuta anche al valore che noi mettiamo sui nostri prodotti.
quindi c'è stato sempre un incremento di clienti, di settori, di lavorazioni e un investimento in questa nuova tecnologia, tecnologia fibra, e siamo davanti a Ansys 9 kW e questa tecnologia, la tecnologia fibra, che vantaggio ha portato, ha introdotto in officina borsale? È un vantaggio di qualità, di velocità, di performance dei risultati, perché comunque è molto meno costosa della tecnologia in CO2 ed è molto più performante. Questo ci ha portato dei grandissimi vantaggi a livello temporale, a livello di qualità. E un piccolo aneddoto: che quando comprai questa macchina, andammo a Monaco, che era arrivato il primo 9 kW dell'Ansys, e andammo a Monaco con i blocchetti Johnson. Noi avevamo un'esigenza particolare di fare dei tagli che si fossero perfettamente in squadro. E quando mi hanno visto che blocchetti Johnson, hanno detto: questo qua non è mica tanto normale, perché comunque non è usuale per una carpenteria utilizzarli. Però abbiamo fatto delle prove e al secondo colpo siamo stati soddisfattissimi, ed ecco che è nata questa propensione nei confronti di Ansys, perché abbiamo avuto un risultato eccezionale dal primo colpo, praticamente immediatamente. E poi diciamo questo viaggio a Monaco per i 9 kW è stato diciamo agevolato dal primo Ansys che è arrivato, un 3 kW. Sì, eravamo 3.000 dopo l'uso fa l'ingordigia, e da lì c'è stata già la propensione a cambiare potenza, a aumentare la potenza, e poi la scelta è andata sul 9 kW e poi dopo anche il 12 kW, contento anche il 12. È vero, abbiamo da fare sempre nell'area produttiva di officine borsali anche Ansys 12 kW, quindi la tecnologia Ansys è stata veramente importante, strategica per officine borsali, con un'evoluzione. Fate il cambiamento. Assolutamente, assolutamente. E volevo chiederti, Franco, mi descriveresti Ansys con 3 parole? Affidabile, performante, diciamo vantaggioso a livello economico. Quindi, diciamo che sono 3 aggettivi veramente importanti che vanno a rispecchiare un po' anche gli investimenti che sono stati fatti in officine borsale sulle tecnologie, su tutto il flusso produttivo che è stato realizzato. E parliamo anche di Amada, la collaborazione con Amada, che quindi va avanti da tanti anni, con anche un'ottica per il futuro, perché ci saranno anche dei nuovi investimenti da parte di Franco Borsari e di Officine Borsari. In corso d'opera, perché comunque arriverà il robot di piega di Amada, HGRS, volutamente per completare la gamma di macchine tecnologiche di ultima generazione. Poi questo è il prossimo obiettivo immediato, che ormai si consolida a poche settimane, diciamo così, e poi dopo avanti per altre avventure, appena si presenta l'esigenza per poter fare nuovi investimenti e avere nuove esigenze produttive. Perciò abbiamo già nell'ottica il Regius, che comunque potrebbe essere finalizzato prossimamente. E questo prossimamente, quindi guardiamo al futuro, abbiamo parlato di Regius, quindi già un'idea sul futuro. Come vedi Officine Borsari tra qualche anno, nel futuro? In continua evoluzione, finché avrò capacità di poter dirigere questa azienda, in continua evoluzione, perché comunque, nonostante l'età, sono assolutamente propenso al cambiamento continuo, perché è necessario. Bene, è stato un piacere, Franco, grazie di questo racconto della storia di lamiera di Officine Borsari, grazie a tutto. Grazie di nuovo a voi. Ringrazio Franco Borsari e Officine Borsari per averci accolto all'interno della loro area produttiva e averci raccontato la loro storia di lamiera e tutte le novità di Ansys e il loro approccio alla tecnologia fibra Amada. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web amada.it e sui nostri canali social Facebook, Instagram, LinkedIn. E prima di concludere volevo fare un ringraziamento alle ragazze dell'ufficio marketing di Amada Italia per aver ideato Storia di lamiera. Per me è stato un piacere poter essere il vostro autista e intervistatore dei 4 clienti che abbiamo visitato, e direi che vi do l'appuntamento alla prossima stagione di Storia di lamiera.